incrocio tra via Umberto e via Ventimiglia, incrocio pericolosissimo, spesso scenario di incidenti, l'anno scorso è morto anche un ragazzo. Fino a ieri sera c'è stato un altro incidente, voi residenti non ne potete più di questa situazione che è diventata insostenibile, soprattutto la notte. Sì, ormai questo è diventato un problema che tutta, diciamo, la popolazione del quartiere conosce, in quanto l'incrocio di Umberto e Ventimiglia è diventato sia di giorno che di notte oggetto di continui incidenti, continue, diciamo, discussioni e problemi anche tra i guidatori, sia di giorno a causa del traffico che di notte a causa appunto dei semafori che non sono spenti e che comunque non c'è nessun tipo di strumento che permette ai guidatori di notte di poter segnalare la pericolosità dell'incrocio. Chiaramente è diventato un problema che va risolto. Ci siamo fatti promotori più di una volta, sia come singolo cittadino io, sia comunque insieme ad altri del quartiere, facendo richiesta diciamo alle autorità per un intervento preciso che tuttavia ancora non c'è stato. Per un piccolo periodo il semaforo di notte funzionava qui, poi nulla più, è stato spento, non funziona, che cosa è successo? Niente, praticamente per un periodo sì, è stato acceso il semaforo, però brevi intervalli che chiaramente non possono in nessun modo risolvere quello che è un problema che richiede chiaramente un intervento puntuale, preciso, giorno dopo giorno. Voi che avete un'attività qui proprio all'angolo tra via Umberto e via Ventimiglia assistete spesso a incidenti? Sì, se lei considera che noi siamo aperti da 3 mesi, già in 3 mesi abbiamo visto 4 incidenti e non sono pochi, tra cui 2 macchine una volta. C'è un incidente veramente abbastanza forte, se fossero stati ad esempio macchina moto scappava il morto, sicuro, 1000 per 1000. Siete intervenuti anche voi sentendo magari il botto? Sì, perché c'è stato un forte rumore, noi dall'interno siamo usciti subito dall'esterno, abbiamo visto praticamente le macchine incidentate, una addirittura ha fatto un testacoda, è andata a finire sopra un'altra macchina parcheggiata. E insomma abbiamo chiamato i carabinieri, il 118, sono intervenuti dopo insomma 10 minuti. I residenti, al fine di denunciare anche politicamente il fatto e anche per raggiungere il sindaco affinché prenda un provvedimento, si sono rivolti al consigliere della terza municipalità Giovanni Lamagna. Che cosa si può fare? Soprattutto l'amministrazione è disponibile a sistemare la situazione qui? Abbiamo presentato già 3 mozioni proprio per far sì di mettere in sicurezza questo incrocio. Sicuramente abbiamo chiesto prima di tutto che durante le ore notturne venisse attivato il semaforo e che durante le ore diurne venga messo quantomeno la luce lampeggiante, proprio per segnalare la pericolosità dell'incrocio. Poi grazie anche a tutti i suggerimenti che sono stati dati dai residenti abbiamo chiesto anche che venisse installato uno specchio parabolico. Ovviamente questi sono solo dei piccoli accorgimenti che possono essere presi, ma ovviamente dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini prendano in considerazione la pericolosità dell'incrocio e soprattutto davvero si rispettino quelle che sono le regole della strada. Quindi state attendendo la risposta dell'amministrazione, soprattutto l'intervento? Sì, proprio sì, attendiamo che l'amministrazione comunque ci risponda, perché è la terza mozione che facciamo in 2 anni e vogliamo che l'amministrazione ci faccia sapere cosa ha intenzione di fare con questo incrocio e soprattutto cosa ha intenzione di fare quando bisogna prendere coscienza con la pericolosità e appunto soprattutto quando si perde la vita degli utenti della strada.